un po' più che mai. Prenditi qualcosa solo se poi ci vieni. Finita la storia, è sempre uguale, boom baby. Buonasera. Salve, salve. Buonasera. Come va? Bene, bene. Guardi, Sono... torni la moto. E ce l'ha scritta lei. No. Ragazzi? Come fai? Come fai? Ragazzi, aiuto! Ma come fa? Aiutiamolo, qualcuno, ragazzi, aiutiamolo. Aiuto. Aiutiamolo, dai. Qualcuno, aiutiamolo. Perfetto. Non... Oh! Okay, oh! È scomparso il ragazzo! Fenomeni paranormali, allo santo! Oh mio Dio! Ma che bello questo mallet! Ma piove col sole? L'ospedale. Sì, ma... è marzo, può succedere. Ma sono i monsoni? Madonna, questa no, i vestiti. Oh, i monsoni! Come va? Va abbastanza... guarda... Look, sa, lei è veramente... Siamo ad aprile, scusi. No, siamo a marzo. Siamo ad aprile? No, siamo a marzo. Siamo ad aprile? No, le ripeto che siamo a marzo. Ripeto, siamo a marzo. Ripeto, ad aprile. Aprile. Quando cambierai il server di GTA mettendoti su quello con i mezzi italiani? Aprile. A breve. Lei ha veramente torto. Aprile. No. Marzo. Maggio, come la mettiamo adesso? Settembre. Sta molto bene con le tartine, devo dire. Grazie. È veramente un bel look. Come si chiama lei? Carlo Cottocazzo. Cottocazzo? Sì. Mi scusi, Clark Kent, si faccia la parte. Faccia gli affari suoi, lei. Ma Carlo, sono io. Sì, dai, Clark Kent, vada dall'altra parte. Ma Carlo! Non ci si veste così. Marzo. Settembre. Gennaio. Aprile. Febbraio. Roberto. Francesco. Giulio. Carlo. Macchina sportiva. Automa. Aquilone. Leonardo da Vinci. Ace. Fonsis. Virgola. Nuvole. Matita. Filiberto di Savoia. Pastelli di Savoia. Fagioli neri. Fagioli viola. Ovo all'inglese. Ricotta. Pier Silvio Berlusconi. Spinaci. Mandorle. Acufemi. Fabio Caressa nel 2006. Peppe Bergomi. Federica Pellegrini. Maurizio Costanzo. Ora, sindrome di Stoccolma. Autista. Lamborghini. Idiota. Uè, vai giù. Ma che cazzo ci guardi? Cosa c'è? Che c'è? No, niente. È molto strano quello che sta facendo. Lei è una persona per bene? Ma per benissimo. E quanto l'ha comprata la maglia tu prima? È originale prima di tutto? No, è falso, bro. E allora che cosa vuoi? Io voglio un lavoro. È caduta dal camion. Povero. Indica i poveri. Ma lei ha una brutta R muscio. Indica i poveri. Tu sei povero, tu prima fa tutta. Vado un attimo ad ordinare, arrivo. Eccomi. Dimmi. Prima mi stavi dicendo una cosa. Ma perché tutti avete questa maglietta Supreme, questa fasulla? Perché sono degli detto che fare lo spaccino. Sono degli Ibis. Io sono immagino. Ma aspetta un secondo. Ovviamente era una battuta, immagino. Però io voglio fare qualcosa di Supreme simile. Rossa. Dimes. È arancione. Io sono il King delle droghe. È daltonico. Ah, ok. Lasciatelo in pace. Tu con la giacca rossa. Non mi sì. Ricordo il tuo nome, non mi ricordo il tuo nome. Carlo, chi è che mi... Lei come si chiama? Niente, Davide. Ho bisogno di lavoro, ragazzi. Carlo, i miei figli si muoiono di fame. Ma non siamo la Caritas, via!
Carlo! Vieni con me, vieni con me. Vieni, vieni Enrico! Carlo! Ti chiami Carlo? Dove? Ho una macchina, allora, se serve. Allora, buonasera. Lui salve, io sono Zandor. Zandor Space Power. Salve, Zandor. Devo parlare con te un secondo, puoi venire con me. Ma alzi le mani, Zandor. Ok. Però, perché questa maglia? Mi piace tanto. Ma... il king delle diciamo il cantante da Supreme. Ma che cazzo è questo? Yeah, perché passicità non mi chiami? Fratellino. Sono appena arrivato. Uè, Zandor, Guerino. Allora, Guerino, io sono venuto in città perché ho saputo che c'era lei. Zandor, mi dica. Zandor, cioè, scusami, Carlo, vieni con me un secondo in privato. Venga, Enrico. Statevi qua, fermi. In privato. In privato. Zandor è mio amico, posso fare di tutto io. Allora, Carlo, ascolta, non so, tu conosci una certa Lilith? Non so chi sia, è un maschio? No, no, è una femmina, è una ragazza che ieri mi ha insultato, mi ha dato un pugno, io l'ho insultata, mi hanno preso come ostaggio e mi hanno ucciso, sia a me che al mio amico Davide. Chi è Davide? Questo accanto a me, nel senso, ci hanno quasi ucciso. Ah, vi hanno quasi ucciso? Esatto, ora io voglio... E voi volete vendetta? Esatto. E voi volete che noi ci andiamo a sacrificare anche per voi che non vi conosciamo? Sì. Allora facciamo un patto, Zando. Dimmi. Facciamo un patto. Se lei ci procura delle armi e noi ci possiamo vendicare, però lei ci deve procurare delle armi. E poi lei farà un favore per noi. Ok, Zandor, digli di mi deve dire però Zandor, il problema è questo. Sì, tranquillo, tranquillo, sì. Sì, ma ho bisogno di soldi. Enrico? Sì. Eccolo, il Zandor, ci possiamo mettere in società? Cosa? Possiamo avere un po' di privacy? Ma chi è questo? Ci possiamo mettere in società? Dov'è Capuzziello? Poi, ciao Damiano. Ciao Damiano. Aspetta. Aspetta, Enrico, si tolga, zio caro! Carlo, ho bisogno di parlare con te, ma io e tu soli. Grazie, Giada. Va bene, mi segua. Lei sa fare parkour? Sì, lei è veramente uno stronzo. Allora, Carlo, venga, ascolti. Venga! Guardi, mi guardi! Mi guardi! Perfetto. Ascolta, Carlo. Mi ha fermato una persona e mi ha... Scusa, non volevo. Scusa, non volevo, ho sbagliato. Non volevo. Lei è pazzo. Lo so. Ascolta, ti volevo dire una cosa. Una persona mi ha detto che se avessi trovato una persona con la R moscia, gli avrei dovuto mandare delle coordinate. Ah, perfetto. Ora, io non lo faccio perché non so, in qualche modo mi fido di lei. No. Io voglio fare questa cosa. Anch'io mi fido di lei perché mi ha detto cosa vuole fare, per cui io so tutti i suoi segreti e potrei andare da questa Lilith. Però io mi fido di lei. Se lei viene alle coordinate con me, per questo io ipotizzo che sia un agguato, però se lei viene con me in queste coordinate e vediamo chi mi vuole tendere questo agguato, possiamo fare veramente un bel gruppo. Per me va benissimo. Semplicemente io non manderò nessuna coordinata di lei. Ah. E chi è che ha detto lei di queste coordinate? Un certo, non glielo posso dire adesso. C'era un giubbotto rosso, capelli corti, mi ha detto che Guerino? Era Guerino? Ah? Guerino? Non mi ha detto il nome di libero. Pelato? Con un motorino? Il motorino, no, lui è... No, lui aveva una macchina. È venuto in macchina. Ma era un ragazzo giovane o un ragazzo vecchio? Un ragazzo giovane. Ok. Per i vostri motivi personali e anche per i miei, voglio sapere una cosa. Dimmi. Ma senza armi non andiamo da nessuna parte. È quella sopra. Oh! Chi è questa persona? Quella là sopra. E chi è? Sì, pronto. Enrico? Carlo, Damiano ti ha aggiornato sui fatti. Chi è Damiano? No, non lo sento, Damiano. Damiano, non ti sento, stai sussurrando. Veramente poco. Enrico, puoi aggiornarmi te? Non so perché non sento Damiano. Mi ha detto che... Aspetta, ma ci stanno rigliando. Chi è questo? Scendiamo. Vabbè, scendiamo. Allora, quali sono i fatti? Enrico, vai, aggiornalo. Fatto Carlo, quello là sopra che sta scendendo ora con le cose rosse vuole ammazzare. A me? Sì. Ok. Buonasera, cosa...
signor Rosso? Questo mio amico è simpatico. Buonasera. Abbiamo bisogno di un minuto. Abbiamo bisogno di un minuto, ragazzi. Per favore. Per favore, si allontani. La ringrazio. Dicevo. Può venire solo Zando? Perfetto. Sì, sono qua, sono qua. Dicevo. Prima di tutto ti devo dare una notizia. Davide, vieni, vieni. Che ti farà piangere più del cielo. Capuzzello è andato. Però forse torna. Però sono presi... Oh, ma un attimo! Ma ne potete andare? Ma non nei cespugli! Davide, Davide. Senti, andiamo in macchina, per favore. Sì, sì, sì. E ce l'ho sopra. Non so, vieni sopra con me, Carlo, ma non so cosa mi vuole dire. Venga, venga, Zando, venga sopra. Ok, Davide è con me. Oh, oh! Cos'è? Ok, ok, andiamo tutti alla tana. Oddio, c'è la tana. Puntate uno. Carlè, sì, sì. Se vediamo la tana. Il King delle Drone. Ci apre il locale. Guerino, guerino. Ci vediamo alla tana, va bene. Andiamo alla tana, venga Davide. Che bello, mi sto abbracciando. Vieni tu, Carlo, vieni, vieni. Hola, ciao. Ci vediamo alla tana. Carlo, non so se hai capito. No, non ho capito. Capuzzello non c'è più. Ho capito, già pianto, già elaborato il lutto. Quindi nella vita bisogna essere forti. Il lutto è stato elaborato in 3 secondi. Ma gli ho sparato così tante volte che mi sono affezionato, Carlo. Ma che stanno facendo? Ma è di là. Porco. E quindi cosa sta succedendo adesso? Dopo adesso questo andando... cosa mi dovevi dire in segreto? Eccola. Cosa mi dovevi dire in privato? Damiano, che è il ragazzo che tu non senti, il diciamo il rosso per te. Ops. Il muto per te. Ma dove sono andati quelli? Seguili, seguili. Ma non so chi, non so più quali sono. È la gang di Guerino. Damiano. Damiano e Guerino. Hanno fatto una banda. Damiano e Guerino. Damiano Guerino e lui c'ha. Guerino c'è già di. Fermati, fermati, entra dentro. Andiamo, andiamo da lì. Sono loro. Ma quelli viola non sono loro. Vieni, vieni, vieni. Sì, sono loro. Un po' di pace. Un attimo ti faccio lavorare io a te, faccio lavorare. Ricordi. Capito. Allora bello, li famo tutti belli. Tanto le mani tua so come lavorano. Senza doppi sensi, ovviamente. Se vuoi mettere la grafica della zanzara. Allora Carlè, Libreno. Ascoltami a me. C'è una banda. Che vuoi fa? Ma siete voi? Tutti, tutti, tutti. Tutti voi? Tranne il meccanico. Io sono nuovo. Tutti voi? Fatto? E cosa fate con questa banda? Caro, piacere, Guerino. Piacere mio, Zandor. Zandor Space Power. Nome particolare. Mi piace chiamarmi così. No, non dico che è brutto. Che banda avete? Che banda avete? Una banda goliardica? No, no, siamo i pentiti. Vuoi metterle? Carlo, devo parlare con te in privato. Oh, è pentito. Le porte sempre aperte. Vabbè, parliamo. Dobbiamo fare un gemellaggio. Facciamo un gemellaggio. Aspetta, Zando. Aspetta, ti presento. Oh, dove cazzo vai? Aspetta, Guerino, Zando, un secondo. Dai, va a parlare con Zando. Ascolta, Carlo. Dimmi, Zando. Una persona mi manda. Te l'ho detto, mi vuole che io gli mandi delle coordinate. Se avessi trovato una persona con l'R-Mosh. Io sono l'unico con l'R-Mosh. Ecco, infatti, ora lui mi sta insistendo nel mandare le coordinate di questo posto. Io non lo faccio perché voglio in qualche modo aiutarvi e voglio arruolarmi con voi. Ma facciamo una cosa, scusami, Zando. Sì, ma facciamo un'imboscata. Un'imboscata? E il fatto è questo, che io non so dove stanno loro. Loro stanno... noi, anche con la banda di Simone,
Li tendiamo un'imboscata poco fuori città. Loro arrivano, io mi faccio trovare, ma non sanno che voi state nei cespugli. E potrebbe essere interessante. Li cogliamo con le mani del sacco, li prendiamo le armi. Noi abbiamo le armi, ci aggiorniamo con Simone e poi facciamo la tua piccola vendetta personale. Va benissimo, io voglio arrivare a questa certa Lilith. Perfetto, perfetto. Io non l'ho mai vista, per cui so che è una Tranquillo. donna e basta, come lei sa che è un uomo e basta. Sì, anch'io Ma è lo quel so. signore là che abbiamo visto prima che mi vuoi tendere un agguato? Il signore di... sì, quello era col giubbotto rosso, non so se l'ha Sì, visto. è lui che mi vuoi tendere l'abbiato, Sì, sì, l'agguato. sì, 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 sì. Ok, allora torniamo da Guerino e vediamo cosa vogliono fare, se no li joiniamo noi e tendiamo noi l'agguato a loro. Va benissimo, anche perché il fatto è questo, io ero con il mio amico Davide che non so dove è andato, doveva entrare qua ma non so dov'è. È un po' rincoglionito. Posso andare a trovarli, a cercarli in caso e poi gli dico. Carletto, ti devo parlare. Comunque, Una Carlo, cosa dimmi molto cosa devo importante, fare. Carletto. Seguici, parliamo con Guerino. Iniziamo ad accennare a Guerino. Posso Dimmi, dirle una libera. cosa? Sì, Capuzzetto se n'è andato. Dimmi, libera se n'è andato, Hanno Capuzzetto. strappato il passaporto a Capuzzillo. Hanno strappato. È stato ba. No. Ma può tornare, è esiliato, no, Capuzzello, No, per Capuzzello, è sempre, esiliato! per sempre, Per sempre esiliato! Carlo, siamo entrati nella banda di Guerino. C'è Claudio Oh, ma è stupido, non ha neanche contrattato! Siamo entrati nella banda senza aver contrattato! Guerino è nostro Lo amico, è so, ma arrivato cosa vuol cittadino. fare Guerino? Andiamo da Guerino? Oh, Alla scusi! faccia del direttore. Ah, guarda, c'è un saltellino. Salti, salti, salti. Guerino? Sono meccanico. Dai, Scusa Carlo, scusa. oh, e Dai, basta con sti Zandro, muscoli. dai, 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 Davide, dai, Davide. dai, dai, Zandro, mi ha abbandonato. Guerino? Francesco? Giovanni? Allora, raga, ma sto parlando, ma mi sono rotto il Giovanni? cazzo, ma Jacopo? Mariolino? Aruziello? Guerino? Vai, fate parlare. Guerino? Giovanni? Carli, sto qua. Oh, Carli. Allora, venga, Guerino, venga un secondo. Vai, fai parlare. Carlo. Dimmi. C'è quel ragazzo che ti vuole ammazzare qua dentro. Ah, l'ho visto. Che ci fa qua dentro? Ma perché la porta è aperta, a quanto pare? Ok. Carlo, stai attento che ti vogliono morto. Lo so che mi vogliono morto. Ma noi li uccideremo prima, li uccideremo prima. Perfetto. Facciamo uno scambio. Testa bucata, terzo occhio, siamo a posto. Cosa? Perfetto, Testa bucata, terzo occhio e stiamo a posto. lei vedo che è armato. È armato anche di taser per caso? Ok, taser sarebbe interessante. Liberato. Ah, liberato. Il problema è che sono tutti qua. Facciamo una cosa, vediamo se usciamo, se ci seguono. Pronto? Venite alla tana, ragazzi, che sono rimasto a piedi e sono in serie difficoltà molto serie perché non ho un veicolo e potrei essere in pericolo qui e ci sono delle persone che non conosco che... Chi siete voi? Venite qui che sono circondato in questo Ho saputo che lei mi vuole uccidere. momento. Da chi? Non ti deve interessare. Ci può seguire? Prego, ci può seguire? Ci può seguire, prego? Ci può seguire? Abbiamo un'arma in macchina, faccia vedere l'arma. Ce l'ho l'arma. Fuori città, presto, fuori città.
Tiri fuori la pistola. Damiano, tiri fuori la pistola. Ce l'ha la pistola, no? Le daremo dell'acqua, non la uccideremo, tranquillo. In realtà sono ferito, sanguinamento alla gamba, sanguinamento, gamba dolorante, eccetera. Carlo, tra poco morirò e non potrò più parlare. Carlo, togli la radio e telefono. Sto cercando una forza. Sto alle spalle della tana dove ci sta tipo sta roba qua tutta abbandonata e mi stanno per uccidere, quindi addio, ciao ciao. Allora, lei ci può anche... Io non la voglio uccidere, ho visto che lei è una pistola, mi spiega perché mi vuole uccidere? Allora, il signor, non so come si chiama, io le ho detto, mi mandi la zona di dove si trova... Scusami, sono buggato, cazzo, scusami. Ok, tenga dell'acqua. Posso parlare alla radio e farci venire qui il mio compagno Ruggero? Carlo, mi hai tolto il telefono, ridammelo. Posso parlare alla radio e farci venire qui Ruggero? Sì, può parlare. Grazie, gli mando la zona. Certo, andare da qua, questo sta chiamando, non ci sono. Te, io ti voglio dire una cosa, caro mio amico, rossa, tu sei uno stream sniper perché già l'altro giorno mi stavi seguendo, quindi non sei proprio capace. Dai, l'altro giorno mi stavi seguendo e non sapevi neanche chi ero. Amico, ho capito chi sei. Scappi! Non so che l'hai capito, pure se ne sono vestito in maniera diversa. No, non me ne ha come si chiama lei, signore dalla maglia in rosso? Sono Roma. Signor Roma, non me ne ha parlato il signore qua Damiano di lei, mi ha parlato un altro signore di lei. Se ne vado in campagna, Damiano. Sto per morire, un filo di vita. Poi non... Si fermi qua. Puoi alzare il volume degli altri ed abbassare quello di gioco? Sì, sì. Guardi, io avevo una pistola in mano e non ho neanche fatto fuoco, cioè. Che non vede che ho la pistola in mano? Se voleva ammazzarvi, vi ammazzavo in 3 secondi a tutti e due. Senti, non voglio uccidervi. Signor Roma, se vuole c'ho un medikit. Non voglio uccidervi, non lo vedo. Cosa vuole fare, signor Roma? Avevo una pistola in mano, non veravate. Non... Signor Roma, posso parlare? Sì, però voglio dire una cosa prima, poi se muoio non muoio. Avevo una pistola in mano fin dal principio e non ho fatto fuoco neanche quando mi davate le spalle. Cioè, se voleva ammazzarvi già eravate morti. Quindi, possiamo parlare e vi spiego un attimo? Signor Roma. Sì. Mi dica. Faccio l'estremo gesto, mi venga a raccattare. Signor Roma, la cosa sì che lei ha una pistola in mano, ma la cosa è che abbiamo minacciato prima noi con una pistola in mano. Eh sì, ma se non mi puntate un'arma, io potrei puntarvi l'arma e non l'ho fatto, quindi che me lo fa lui è un po' cringe. Ma prima non l'hai fatto. Dai, possiamo parlare. Cosa vuoi parlare? Neanche io ti ho ammazzato, però, che potevo farlo. Sì, capito? Lo so, ma qui nessuno vuole uccidere nessuno. Allora, lei vuole uccidere me. No, io non ho mai detto questo. Stai morendo veramente? Vediamo se muori veramente. Aspettiamo 3 minuti. Ho la gamba destra che è dolorante, c'è la vita che sta calando sempre di più. Aspetti che mi stanno chiamando. No, non risponda. Ok. Vuoi il medikit? Sì, grazie. Allora, io ho detto al signor, mi sfugge il nome, dovrei vedere il nome sul cellulare, non mi ricordo, quello con la felpa nera, che mi doveva... Sono arrivati i suoi amici, vedo.
Ah, no. Non è con me questo, non so chi sia. Chi è questo? Enrico! Non so chi sia. Comunque, cosa le stavo dicendo? A noi ci hanno detto che lei ci voleva uccidere, non so per... No, non può mandare... No! Oh, no, no, non l'ho fatto, me l'ha tirato fuori da solo. Se non mi va buggando. Allora... Ciao Omi, l'altra sera ho ascoltato il tuo sogno ed essendo un esperto possiamo dedurre Miga, che il cambio verso Napoli è evidente. Dov'è? La pistola cos'è? È scarica, eh? Dirglielo lui. Dov'è? Ma ti sente, Enrico? Ti sente? Shh, non dire che non dirgli è scarica. Guardi, io non vorrei perdere tempo. In realtà avrei anche delle cose da fare. Ah, aspetti che mi curo, posso? Posso? Sì, sì, non la vogliamo uccidere, vogliamo sapere perché lei mi voleva uccidere. Allora, il signore con la felpa nera è l'unico con la quale io ho parlato di lei. E io le ho detto, e io, allora, quel signore voleva da me soldi, io gli ho detto, guarda, sono povero. Poi mi ha detto, ma tu puoi procurarmi cose, voglio far soldi. E io gli ho detto, guarda, se collaboriamo io ti posso dare, c'è un eco fastidio, io potrei darle una pistola. Io ho detto, per adesso se può farmi un favore mi può chiamare quando sta insieme ad un signore con la R moscia. Questo non significa ucciderla, significava trovarla e parlarle. Non mi voglio fidare. Chiami il signore con la felpa nera, vediamo se io ho parlato di uccidere qualcuno. Io non ho parlato di uccidere. Non sono... Ma lei ha fatto... Ha fatto andare via il mio amico Capuzziello. Io? No. Se vuole le racconto quello che è successo ieri e l'altro ieri e tre giorni fa con questo, con questa persona. Enrico, Damiano, cosa mi dite voi che siete in città da più giorni? Io non mi fido. Posso dire una cosa, fate bene a non fidarvi, però col ragazzo qui ci ho avuto già a che fare. E... Con il ragazzo io o con il ragazzo lui? No, lui, conosco solo lui, lui. Ah, perfetto. Io per stare tranquilli la pistola gliela toglierei. No, però non gli ho detto niente, ma... Guardi, signor Capelli Viola, io ho tirato la pistola fuori prima, loro non avevano armi e non ho fatto... Noi abbiamo le armi, abbiamo tirate prima fuori noi. Sì, quindi nessuno ha fatto fuoco, quindi se questo... Ebete, riesci a capire che qua nessuno deve sparare... Ebete... Ebete... Enrico, forse non ti fare prendere la mano. Enrico, per favore, si calmi. Si calmi, per favore. Non vogliamo uccidere nessuno. Ti sei curato col medikit? Sì. L'unica cosa, una pistola ci farebbe comodo. Io non lo so. Ma perché mi punta un taser questo? Ma è stupido. Per sicurezza, è così, eh. Moderare le parole. È perché lui se la prende sul personale, Enrico. Ce l'ha sul personale. Posso dire una cosa? Com'è che si chiama lei? Signor Roma, scusi. Roma. Mi dica. Guardi che bel paesaggio, cazzo. Signor Roma. Dove va? Ah, lui vuole guardare il paesaggio, così i suoi amici col telefono satellitare sanno dov'è. Non ho nessun telefono satellitare e se lei sa se si trovano me lo può dire perché sarebbe lì. Non ho mai visto un telefono satellitare. Cosa vogliamo fare, Enrico? Lascio fare a lei. A noi ci servirebbe una pistola. Allora, derubiamola e lasciamola qua. Un po' cattivo da parte sua, Enrico. Allora. Mi ha chiamato Ebete senza sapere nulla di me. Ma è un termine satirico. Io satiricamente l'ho sparato in testa. Ma lei mi ha sparato con un taser. E Damiano, lei cosa vuole fare? Signor Damiano, lo sai che lei mi ha già salvato una volta, se non c'è. Allora, qua io sono stato inculato troppe volte. Enrico, Damiano, per favore. Signor, può smontare la pistola e può darcela e tutto finirà bene? Ok.
Demi può puntare contro il taser, così mi sentirò in ansia. Lo sto facendo, se non sto si vede. Sto scherzando, sei un coglione, quel taser mi atterra. No, Enrico, basta, per favore. Bisogna pulire la lingua, con l'elettricità la lingua si pulisce. È già finito, vede, perché è un coglione. In tempo di coronavirus bisogna pulire anche la lingua, maestro Roma. Guardi, io non voglio farne niente, però la testa. No, ma ho premuto un muscolo sbagliato. Volevo mettere le mani. Piccolo miss muscolo, ci sta. Può smontare la pistola, per favore? Sì, ma non mi metta le mani in tasca, io non ho neanche controllato che cosa mi ha rubato. Ma perché mi ruba la roba? Per favore, che qua so già come finisce che moriamo noi. Per favore, metta le mani, smonti la pistola, per favore. No, mi sta mettendo le mani in tasca? Beh, mi ha rubato la radio, me la sono semplicemente ripresa. Smonto la pistola. No, smonti la radio, spermo. Lei è sotto minaccia. Prego. Sì, lei è sotto minaccia. Non può rubarmi. Smonti la pistola, per favore, subito. Sì, ma mi dia la radio. Guardi se chiama la radio come. Va bene, ok. Me l'ha tolta la radio. No, gliel'ho rimessa. Non posso far finta che uso la radio. Guardi il mio corpo, signore, che lei mi sa che si è perso qualcosa. Guardi. No, lo so. Ma non siamo qua a tergiversare! Smonti la pistola ora! Smonti la pistola! Volevo per favore! Della mia radio, mi scusi. È incredibile contrattare con. Smonti la pistola! Ma non posso essere spaventato per un taser il ma lui c'ha una pistola vera! Damiano, fagli vedere. Ma lui è mio amico! No, non dovevo dirlo. No, non sono suo amico, che cazzo. Come no? Mi ha aiutato con la rapina dell'altro giorno. Sì, ma non sapevo che fosse. Per favore, mi smonti la pistola, per favore. Fatto, se la prenda. Anzi, gliela do io. No! Ok, perfetto. Come perfetto. Maestro, che grazie. Allora. E ora si sta rasando la testa. Allora, io devo capire una cosa. Chi è la persona? Se l'è già presa. Sì, l'ho presa. Vuole anche una sigaretta, un hamburger? No, allora, io devo... Allora, non la porteremo all'ospedale, un secondo, venga qua, aspetti. No, in ospedale no. Io devo capire cosa voleva lei, perché lei... Non corra. Sì, via. Luci. Mi porti in ospedale? Perché mi vuole portare in ospedale? No, che mi cercano. Chi è che la cerca? Gente non buona, quindi se mi lascia in ospedale... Allora, io posso fare. Possiamo fare affari noi. Se lei mi reperisce altre armi, perché vedo che lei ha molte armi. Se lei mi reperisce altre armi, io possiamo fare affari. Ok, allora. Ma io non ho capito perché lei mi cercava. Ma perché volevo fare affari con lei, mi sta simpatico. Non credo. Allora. Ma io poi devo fare un progetto grande. C'è un signore che io ho visto che lei conosce, io l'ho conosciuta grazie a lei, il signor Esentasse. Sì, ho presente. Era imprigionato, voglio farlo uscire. Ok, in prigione, non andare all'ospedale, non andare troppo vicino all'ospedale. No, vai in ospedale se vuoi. No, non andare in ospedale. Ma come stai con la gamba, Roma? C'ho ancora la gamba destra che dura. Guarda, facciamo così. Lo lascio qua. Si prende una macchina, ci incontriamo in ospedale direttamente. Fermo. Enrico. Siamo noi, siamo qui. Ma mi porti. Ma Enrico, siamo troppo bombardabili così. No, c'ha ragione Enrico, dai, ma sta con un ferito. Entri in ospedale tranquillo. A tra poco. Non mi fido dei suoi amici. Non so chi può stare lì, chi no. Meglio incontrarci dentro l'ospedale, che è zona franca. Vabbè, ci sta. Comunque ci siamo fatti un'arma gratis. Fermi, ma io non mi fido di. Io non mi fido di Roma. Non lo so di chi fidarmi, non mi fido di nessuno. Beh, di qualcuno ti fidi. Non. Occhio all'ospedale. Entriamo dentro. Andate all'ospedale. Usciamo. Non siamo come si stupidi. Via, Enrico! Dio caro!
Ma è così, le pare normale fare le azioni così? Che poi c'è Black Raven con un botto di robe che fai, noi siamo così. Questa qua è la strategia. Ah, ma qui è dove è morto Capuzziello. Piccolo segmento di riposo. Ecco che siamo morti, va bene. Va bene. Bisogna onorare. Non mi sembra che tu sappia fare un cazzo per scappare. Le pare il modo per scappare in retromarcia? Prima all'ospedale sì, poi all'ospedale no. Ragazzi, ma siamo è lei che mi dà informazioni controindicative. Siamo un mucchio di clown. Siamo un mucchio di clown. Ma pagliaccio ci sarà lei e chi la segue. Siamo dei clown. Guardi che disorganizzazione totale. Allora abbiamo 7 di benzina, che non so che unità sia. 65 ma... io vedo di benzina. Io vedo 7. Si accovaccia di qua nel parterre. Va bene, mi accovaccio qua. Cerco solo un posticino per salire. Si accovacci nascosto. Perfetto. Perfetto. Damiano, spiegaci. C'è da fidarsi? Può premere il muscolo urla così la sentiamo meglio? Assolutamente no. Ecco, attenzione! Vada, salga! Dov'è Enrico? Madonna, che schifo di team! Sono nel tuo cogliaio, stai tranquillo! Intelligente, eh? Allora, andiamo nel garage, Guedino sono alleati, subito! Damiano! Dammi la posizione. Pronto? Guedino? Perle, porco, 2000 è sto cazzo di numero che non ce l'ho mai, dove stai? Ho preso una pistola, ti devo parlare. Io pure sto in armeria, aspetta, fammi fa. Dove chi c'è in armeria? C'è un signore con la maglietta tutta con la giacca rossa. Armeria! Stiamo aspetta qua. Tutta la banda sta qua, aspetta questo tizio qua che ha detto che vuole ammazzare Darbox. Chi è Darbox? Darbox. Arriviamo, che non me la racconta giusto. Armeria, okay, arriviamo tra due minuti. Siamo tutti, lo sfondiamo, dai, ciao. No. Allora, io di Guedino mi fido, anche perché è quello che conosciamo da più tempo, eccolo qua. Lei non si fida della mia guida, signor. Destra. Madonna, che banda. Ruggero! Cerca signor Guedino? Dov'è Guedino? È lì. Sto parlando con il signor. Arriva da chat. Guedino, vieni. Guedino. Ho preso questo dal mio amico. Stiamo a posto. L'ho preso dal ragazzo con la... tutto rosso. Il problema è che non so cosa vuoi. Mi spieghi che è successo? Che mi ha detto Zarbak qualche... Zandor mi ha detto che voleva fare fuori il ragazzo. Allora pure a me. Ho visto che era nel suo garage e che chiamava alla radio i suoi amici. Per cui ho detto, è da solo, in un momento di difficoltà. Allora l'abbiamo rapinato. Non l'ho ucciso perché, secondo il signore che si chiama Roma, a quanto pare... Sì, Roma. Ha detto che lui voleva solo conoscere una persona con la R moscia, non che voleva ucciderlo. No, lui mi ha detto che non mi devo fidare di nessuna persona, soprattutto una persona con la R moscia e un certo Black Raven. Lascia sto cazzo de tasto che te sento pure quando parlano l'altri. Scusami. Quindi stavo dicendo, non mi devo fidare né di Black Raven né di una persona con l'R moscia. E che se avessi trovato queste due persone avrei dovuto mandare a Roma le coordinate di dove vi trovavate. Per parlare. Quindi Roma è questo col giacchetto rosso? Sì. Tu fra conosci sto Roma, il giacchetto rosso lungo? Sì. Che impicci c'ha? È venuto nel blitz con noi. Esatto. Ragazzi, secondo me, io gli ho pure mandato queste coordinate qua, io ho mandato. E se non viene lui, andiamo a cercare a noi. No, ma secondo me, se viene con tante persone, che succede? Siamo tanti pure noi. Ok, andiamo. Ma io per ora sono a posto con questa persona. Ma proiettili ne abbiamo? Avete qualche giocattolo? Ma cosa vuoi? Ma se ne vada! Carlo, più che altro, ma io l'ho detto, fatto... parla con... Ma cosa vuoi da noi? Se ne vada! Devo pagare 60.000 per il qua. Ma che bandai! Fai senza. Va bene. Ma il faggio dove sei preso? Marzo. Luglio. Manda il tweet. Settembre. Ragazzi, qualcuno ha qualche pistola per me? Settembre. Ottobre.
No. Novembre. Che hai qualche proiettile tu? Io novembre. Ferro ce l'ho. Ce l'ho tutti quanti. Dicembre. Febbraio. Arriva Ruggero, occhio. Ruggero! Ma che cazzo è una riunione di condominio, signori? Ruggero, bentornato. Grazie, signori. Che mi raccontate di buono? Che solite cose. Lei che mi racconta? Oh, mi ha dato lo stipendio della disoccupazione. Un po' di acciacchi. Beata lei, io prendo manco più la pensione. Enrico, scusateci, una riunione tra me e Enrico. Vada, vada. Dimmi, Carlo. Venga nei cassonetti dove ci compete. Ma siamo sicuri che il signor Roma sia una minaccia? Perché io l'ho visto sempre da solo. Ma hai visto come parlava? Ma non può essere una minaccia. Più Guerrino è una minaccia con tutto il suo esercito. Ma noi ci siamo dentro, quindi non è più una minaccia. Ma a quanto pare rischierà, secondo me. Non ora, ma io direi che non è una minaccia il signor Roma. Minaccia il signor Guerrino che il signor Roma. Ma noi Roma non lo conosciamo. Noi facciamo così, stiamo con Guerrino. E poi quando magari succede che sono low, hanno una situazione un po' così, prendiamo noi il controllo della banda e tutti dovranno assoggettarsi. Prendiamo il controllo. Ok, allora noi siamo agenti dormienti. Bravo, bravo, cellule dormienti. Guerrino. Oh, Carle. Io sono up. Quello che volete fare. Ok, andiamo a organizzare. Io devo cercare di rimediare un coltello a tutti quanti. Come metto in modo, eccomi. Va bene, comunque, allora ci spostiamo, andiamo, facciamo, cosa sta succedendo? Ok, allora, raga, sentite da me, tutti quanti, priorità, coltello, se non ce l'avete, priatelo. Se non ce l'ho, non ce l'ho io. Dove lo prendo il coltello? Qua dentro, l'armeria. L'armeria. Perciò, senti, voi quattro, fatevi un giretto per sta città e trovatevi sto Roma vestito di rosso, giacchetto lungo. Appena lo trovate, GPS sul telefono. Noi siamo pronti, andiamo! A posto, andiamo, io sto supportando. Ma chi siamo? Ma siamo diventati scagnozzi di Guerrino? Madonna, che ansia. Perché ansia? Ma che ne so, ho fatto sta banda, non ci sto a capire in cazzo, ci stanno 10-15 persone. Ma è una banda troppo vistosa! Troppo vistosa! Ma poi no, tutti vestiti... bene così. Ma no, è troppo famo, vistoso. Lo sai che famo? Se famo da un cazzo di posto dove si potevamo mettere. I Viola! Via, via dal Viola. Ma scusami, ma... Ha messo senza benzina. Ma è meglio la banda... Oh! Fammi togliere la maschera. A posto, a posto. Sono cagato, raga. Pure io. Oh, io non... Io non... Sì, ma io non voglio farmi sequestrare la pistola dalla polizia. Oh. Via, vieni. Bravo, bravo. Bravo, bravo. No, no, fermo, fermo. Secondo me le sirene e l'audio è molto forte, possono essere anche più lontane del previsto. Andiamo a vedere. Vai. No, 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 no! Oh. No, 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 sto. No! No! No, no! No, no, Guerrino, te prego! E non mi funziona il motorino! Oh, vedi come fa? Ah, perché c'è stato un incidente. Sì. Spero di arrivare al benzinaio perché non ci riesco proprio. Dai, ma così diamo dell'occhio, per favore, non andare. Che così dell'occhio? Che devo fare? Ma guarda, così dà anche la polizia. Ma hai saputo di Cappuzziello, te? Sì, ho saputo di Cappuzziello. Meno male. Madonna. Ma mi sa che torna, eh? Ma se mi sei fermato, mo spigne. Ma guarda, sì, ma dai, ma che banda siamo? Ma che capo della banda sei? Lasciami perdere. Ma guarda, il capo della banda senza benzina. Dai, siamo arrivati, guarda. Oh, aspetta. Oh, eccolo. Oh, no. Oh, aspetta. Oh, no. Oh, aspetta. Ecco, siamo arrivati, aspetta. Oh, ecco. Oh, a posto. Dai, fai questi 20 euro, quanto devi fare? Ma poi vuoi avere la banda tutta col booster? E che problema c'è? Oh, cosa sto facendo? Oh, mi è venuta una strana voglia.
Una sola voglia, scusa, indefrenabile. Che voglia c'hai? Che stai a fare? Che stai a fare con queste mani? Oh, mani? Una voglia indefrenabile di faggio. Leva ste mani. Ma non sul faggio mio. Leva ste mani. Ho questa voglia di faggio. Oddio, sì. Leva ste mani. Oh, scusami. Ma che schifo. Se non l'ho fatta apposta. Quella è una macchina da banda, non il faggio. Dai, l'abbiamo fatto il piano. No, ma scendi da sto motorino. Fammi fa. Dai, Carletto, questa benzina. Carletto, mo riporti qua. Mo riporti qua. Salve. Salve, mi scusi, sono impegnato, un secondo. Arrivo. E non ci ha fatto... Te stacchi! E volevo darti una mano. Mette lei. Salve, controlli la zona, ci avvisi se ci sono volanti. Va bene. Federico. Ehi. Oh, sta pieno di pula. Pieno, hai visto? Abbiamo dovuto pure abbandonare la macchina nostra che era rubata. Si chiama Roma, giusto, Flame? Roma, il nome. Comunque mi piace che è rimasto nell'RP, Mi dica. Ma quindi lei adesso fa parte ufficialmente della banda? Una branca. La banda. Una branchia, siamo una branchia, io faccio parte della mia banda. Signor, quindi non fa parte della banda... No, era affiliato. Affiliato, via. Ok, andiamo, va. Dimmi un po' te che vuoi fare, Carle. Che piani c'hai? Io ho messo su un gruppo. Dobbiamo, vai all'ospedale, dovremmo incontrare Roma, ma con tutta questa polizia non mi fido. E poi c'è il signore, il nuovo arrivato, non mi ricordo come si chiama. Quello con la maglia su. Oh, fermo! Nel parcheggio! Ah, attenzione! Nel parcheggio. Fammi parlare con quella ragazza. Mi scusi, signorina? Sì. Come si chiama? Buonasera, Carlo. Buonasera. Cleo, chi è lei? Cleo detta Lilith? No. Cleo detta Cleopatra? Sì. Cleopatra? E basta. Conosce il signor Roma? No, ma che dobbiamo fare qua? Chi? Il signor Roma? No, non conosco nessuno. Roma. Beh, non faccia la scontrosa però. Voglio un bello al telefono, bello. Tutti al telefono, tutti con questi soci. Oh! Pozzo, fanno un giro. Tutti... Non mi sparo perché sono tanti. Se vado fai con me? Facciamolo, no? Dai, sai. Dai. Carlo, il king delle droghe. Grazie mezze, boss. Cosa? Lei è un po' uno scacciafighe, Carlo. Ma sono tutti scontrosi, io sono un gentleman. Andiamo all'ospedale. È approcciato con... Sì, con un po' da scacciafica. Ha detto. Non apprezzano lo stile di una volta. Mi ha detto che non mi sparava perché eravamo troppi. Oddio. Che ti ha detto lei? Oh, una Bugatti Veyron. Ma riesci proprio il mio panino? Beh, potrebbe dare un panino. Allora, signore, a lei già gliel'ho dato prima, quindi a lei glielo dico proprio, guardi, con il cuore. Ma mamma l'ha data per fargli un attimo, andate. Chi è? A lei un panino per fargli. Nome? Oggi Vipex. Chiamo i gattini. Siete Carle? Sì. Starci. Scusi, lei dietro che il pericolo gli ha dato un panino, potrebbe dare un panino anche a me, per favore? Chi è questa persona? Io. Come ti chiami? Ok. Ma che siamo? La Caritas? Sì. Ma che è questo raduno di bikers?
Tata, la moto più bella c'ho io. Okay. Vada, vada, per favore. No, no, no. Non cincischi. Enrico. Seguiamo. Enrico, andiamo un po', dove manna? Dritto. E non c'è nessuno qui, non so dove sia finito, Roma. Ma c'è un club, c'è qualcuno, come leggi tweet? Ah, mi è arrivata notizia satellitare che Tabata è in città. Dove si trova? Mi ha detto che arriva all'ospedale tra un po'. Che devo fare? Ma che è sta fila? Oh, ma ci passi, caro? Raga, fate come Baglioni, piedate dei coglioni. Ma chi è questo maleducato? Oh, la maleducazione. Ma che è con questo SUV? Non è che se è ricca di famiglia può fare la figa, Ma senti, con sta faccia poi. Ma col SUV? Ma col SUV? Ma se altre ore che diciamo che abbiamo un'urgenza, vi dovete spostare. Vi dovete spostare, punto. Mo dici così. Sì, ma il pianeta non è che aspetta, Bella strapagnola, pensai? No, ti tiro un pugno, stai lontano. Vedi che più scortesi voi che noi donne, comunque. Ma noi siamo dei signori, almeno parlo per me, un gentleman. Dove sta Nigi meglio? Hello there, bella figa. Che bella figa che è quella. Cosa cazzo è questo disordine? Andatevene, veloci. Vada, vada. Sgomberare l'aria, veloci. Sinistra. Oh, chi è questa persona? Destra. Vai, seguiamo quello. Sto cazzo di mannaggia. Destra, chi è questo? Segui questa macchina nera. Ma quale? Questo, lui. Ma è fermo. No, no. È letteralmente fermo. Seguiamolo. Ma è uno. Oh, permesso. Ma attende, c'è la pulla dietro. C'è la pulla. Andiamo, andiamo via, c'è la polizia. Via. Mazza, ti sei cagato addosso? Oh, occhio. Non voglio farmi scammare l'arma. L'arma dei poliziotti? Ci fanno la perquisita e ce la trovano. Ma cosa fa quel camion? No, un camion! No. Forse va a fare un cosplay di Capuzziello. Quindi vuoi vedere che so fa? Vada. Ma lei è pazzo! Guarda. No, contromano, cazzo! Voglio uno spam di cancelletto free dei carbo. Aggiunti il veicolo. Aggiunti il veicolo. Sembra il modo? Mi scusi, ho visto un mio amico qua. Contromano, ho capito. Stavo recuperando un amico, ho visto la strada libera, mi scusi, agente. Ho capito, dai. Fai fare cosa del bene. Qual è il problema? Nessuno gli rompe i coglioni, ma cerchiamo di fare cose per me. Vai via! Vai! Fermo, qua! Vediamo, tanto non ti prendono? No, poi non tengo niente io, tu tieni qualcosa addosso? Tengo un sacco di roba. Guerino, fermati! Oh, Carlè! Stanno facendo la perquisita? Ma siamo in mezzo a... Cosa sta facendo la polizia? Devo salvare il team? Ha preso... Oh, occhio! Damiano hanno preso? Vabbè, ma Damiano c'ha tutte le carte, Sì, c'ha tutte le carte. Aspetta. Via! Oh, ma io non tengo la patente, mi ero scordato. Vai, fermati. Fai inversione, vediamo di da lontano. Perfetto, vai avanti, poco avanti. Sta venendo. Non da noi. Cazzo. Mettiti sul marciapiede, nel caso scappiamo. Sull'altro, quello più vicino a loro. Porca droga. Aspetta, mo qua.
Cos'è successo? Siamo vicini, la polizia si è sospetta. No, è perché che succede, ragazzi? Aspetta, sto a aggiustare il motorino. Comunque Roma non risponde. E Carlè, e allora sei uno stronzo. Dai, sta giusto al motorino. Carletto con i suoi vecchi trucchi. Sì, sì, ho fatto tutto io. Tom, sta fumando di nuovo. Magari si... Ma che problema c'ha? La marmitta. No, è la marmitta. Ma che marmitta? Il motore quello. La marmitta della Malossi. Ma un salto. Si mai fermato. Ma pesa troppo, Carlo. Tutto bene? Ma che, mi sei rotto il motorino? No, ma è la polizia che va dentro. Due. Che va dentro la polizia? Ah, no, niente, tutto a posto. Tutto per far danni quest'altro. Carlo, cazzo, ma come cazzo ragiona? Tutto, raga. Ho sanguinamento minore, mo da andare all'ospedale. Oh, Zarbax. Zandor. Mi sei rotto il motorino. Mi sei rotto il motorino? Vieni con noi. Come faccio a chiamare... Se vuoi c'ho un kit di riparazione. Ce la fai? Riesci? Ti ho trovato. Vai, vai! Scendi un attimo. Scendi. Per favore. Il carburatore. Aia! Ti ho dato il kit di riparazione. Scusate, mi sono sbagliato. Ok, ragazzi, venite, facciamo un briefing. Venite qua, seguitemi. Ti posso leggere un messaggio, Carlo? Mi legga il messaggio. Allora, il messaggio è questo qua. Da Roma, e mi ha scritto: ti troverò, non volevo ucciderli, ma ora voglio uccidere te. Ma secondo me... non l'ha scritto perché in realtà non voleva uccidervi. Semplicemente tu l'hai messo alle strette e adesso vuole ammazzarmi. Semplicemente secondo me perché lei ha parlato troppo e non piace alla gente, forse. E forse io... se l'hai preso con lei perché... Quindi andiamo a cercare questa? Semplicemente io ho parlato... No, no, io semplicemente l'ho detto che è quello che voleva farle. Ma pure no, parla chiaro. Droghe. Sandor, nel senso, secondo me voleva uccidervi. Tipo ignorante. Oh, grazie Dullo. No, Carlo. Ma perché tutti c'erano un carrello? Non lo so. La cosa bella è che è stato lui a uscirmi il discorso. Grazie, io parlavo di fare di spacciare. Non sai cosa mi ha detto. Mi ha detto comunque non fidarti di persone con l'R moscia e di Black Raven. Se li trovi mandami un... Sì, prima mo vuole uccidere te e poi vuole uccidere me. Grazie Jenny DP. Senti Zar Sox, io il King delle droghe. Grazie Dullo, grazie. Non avrei motivo di imbrogliarvi. Non dovevi. Prove non ce ne date. Sto Roman si trova e l'altra si trova, ma dove cazzo t'hanno trovato a te? Ragazzi, io... seguitemi, piccolo briefing, tutti quanti. Vabbè, andiamo. Con uno shock. Vorrei le faccio. Solo Guerino su con me. Andiamo giù. Solo su. Tutti voi giù, restate giù ragazzi, mettetevi qua, tutti giù. Allora ragazzi, volevo dirvi che stiamo entrando in guerra, tutti su con le mani per favore, stiamo entrando in guerra, in una guerra spietata, questa città sarà in guerra e questa città avrà me come nuovo capo. Tutti fermi, sulle mani, non salite, sulle mani, tenete tutti sulle mani se volete far parte della mia banda, altrimenti potete andare. Chi non vuol far parte della mia banda se ne può andare, prego, non salite. Il King delle droghe. Grande Carlo. Prego. Sta a posto? Non chiami nessuno. Togli quel cellulare. Stanno chiamando. Chi è questa persona? Ok, chi vuole rimanere con me? Anzi, andatevene tutti. No. Ok, uno di voi può salire, che salga uno.
1. È 1, non 2. Io, scendi. Prenda quedino. Ok. Sono il figlio delle droghe. Preso. Oh. Ma chi ha ucciso? Vai il guerino. Oh mio Dio, ma che succede? Sai che non te ne sei accorto. Chi l'ha ucciso? Davide, salviamo Guarino e tu. Ok, andiamo, salviamoli noi. Il king delle grazie, droghe. Nullo. Carlo! Bastardo! Che avete fatto a Carlo? Droghe. Che avete fatto a Carlo? Lo stavamo salvando noi, porca. No! Signor Hank! Ah! Ma non ha capito un cazzo, Hank! Mi ha ucciso Hank! Ospedale, per favore! Caso! Ospedale!